Buongiorno agli ascoltatori, la verità alle 7, la rassegna politicamente scorrettissima della verità. Allora, a dominare i giornali di oggi è il finale di partita, o almeno il finale, l'ultima partita, sulla questione immigrazione delle navi ONG. In fondo a me pare che sia il titolo di taglio medio della verità a rappresentare le cose in modo equilibrato. Doppio cedimento, cede la Francia, che apre il porto di Marsiglia ad una di quelle navi, ma alla fine della fiera cede anche l'Italia, tra certificati medici, timori sanitari, c'è lo sbarco di quelli che erano rimasti a Catania. Lettura a mio avviso equilibrata, quella della verità e anche quella del giornale. Resta un po' più, diciamo, in trincea, forse un mezzo giro indietro libero nel racconto delle cose ai suoi lettori. Sul versante opposto sparano a palle incatenate Repubblica e Stampa. Partiremo da qui. C'è poi il caso delle regionali nel Lazio e in Lombardia. Le date vanno ancora stabilite. Se fossero a febbraio ci sarebbe, diciamo, l'abbinamento e quindi diventerebbe una data importante. Le due principali regioni che andrebbero al voto contemporaneamente. Viene meno la candidatura Moratti. Diciamo, nell'ipotesi di sostegno da parte del PD, resterà sostenuta da Calenda e Renzi. Viene meno, lo annuncia lui stesso a Repubblica, anche la candidatura Cottarelli, quindi diciamo, il PD è ancora in cerca del suo candidato, della sua candidata in Lombardia. Mentre nel Lazio sembra più forte oggi, nel Borsino, la convergenza anche del PD sul suo uomo, l'assessore D'Amato, che era stato indicato da Renzi e Calenda, mentre Conte in una conferenza stampa autonoma sembra marcare la differenza a partire dall'inceneritore, eccetera, e c'è chi parla a questo punto di una corsa autonoma dei 5 Stelle che per un verso eserciterebbero, ecco, diciamo, se fossero una nave ONG, eserciterebbero il loro pull factor non diciamo, su barconi e barchini, ma su una serie di personalità che stanno lasciando la sinistra, da Fassina a Cento ad altri. Si tratta di capire poi chi sarà il candidato. Qualcuno fa il nome di Massimo Brai, qualcuno fa il nome del professor De Santoli, che era già stato candidato alle politiche per i 5 Stelle. Vedremo tutto questo. E vedremo anche come ragionano i commentatori su tutto ciò. Non siamo in grado di darvi una fotografia ferma, finale, nitida delle elezioni di midterm. Lo spoglio è in corso, stato per stato, con relativi fusi. Si intuisce l'avanzata repubblicana. Naturalmente si tratta di capire che tipo di avanzata sarà, se sarà un'onda o se sarà qualcosa più di un'onda. A occhio scommetteremmo su un Senato preso dai repubblicani almeno 51 a 49. Di sicuro i repubblicani vincono in Indiana e Kentucky. In termini di governatori, riconfermato De Santis in Florida, ma attenzione, in Pennsylvania vincono i democratici. Però è ancora troppo presto, ci vorrà qualche ora per una lettura, diciamo, ferma di queste cose. C'è anche chi, però, come Stefano Folli, guarda all'Italia e dando un consiglio a Meloni. Incamminiamoci, vi ricordo che oggi è mercoledì e quindi in edicola ci avete anche il nuovo numero di Panorama, ma prima delle aperture una cosa che immaginiamo farà piacere ai lettori della verità, su Italia Oggi sono pubblicati i risultati delle diffusioni, il metodo lo conoscete bene, si prende un mese, si prendono le diffusioni di quel mese di quest'anno e si fa il paragone con lo stesso mese dell'anno precedente. Questa volta il mese è settembre, quindi settembre 22 contro settembre 21. In territorio positivo c'è in testa La Verità, più 13%, più 6 Italia Oggi, più 4 Corsera, più 3 Il Fatto. Gli altri quotidiani sono in territorio negativo. Andiamo a vedere le aperture, partendo dalla Verità che ha in taglio medio il titolo che vi abbiamo anticipato, ONG, Parigi cede, il governo italiano pure. Ma il titolo principale è una bomba, è inchiesta di Amadori e de Tonquédec. Vi ricordate che c'erano stati i prodromi alcuni mesi fa, ora siamo alla tappa successiva. L'INPS blocca le pensioni a Repubblica. Chiusa l'inchiesta, 101 indagati del gruppo GEDI, tra loro l'ex AD. Dopo anni di immobilismo sulla sospetta truffa da oltre 22 milioni di euro,
demansionamenti fittizi e riscatti illeciti, Tridico si muove contro la testata non appena il centrodestra ha vinto le elezioni. Stop agli assegni, chiesta anche la restituzione degli arretrati. E c'è anche un'intervista a una signora, ex archivista dell'Espresso, che dice: ma è stato un sindacalista CGIL che mi ha detto fai così, segui questa strada, e ora mi vengono chiesti 250.000 euro indietro con un'accusa piuttosto pesante, truffa aggravata ai danni dello Stato. Libero, ve l'abbiamo anticipato, aereo, bus, barcone, i tour operator libici, il viaggio per venire in Italia costa fino a 10.000 euro, tanti migranti arrivano dall'Asia, scelgono questa rotta per aggirare leggi e controlli. E poi, diciamo, il titolo, quello che vi diciamo, forse un mezzo giro indietro, Vittoria, prima nave ONG dirottata verso un porto francese. Però le cose sono un po' più complesse e ce lo fa capire anche il giornale. Sbarcano tutti in Italia con il certificato medico. Per i sanitari, i migranti sono fragili e il governo deve cedere, ma la linea dura serve, Macron ci aiuta e si prende una nave. Andiamo a vedere come la mettono altri quotidiani che titolano su questo stesso tema. Eccolo qua, Il Tempo, l'inganno delle ONG. Qui si fa riferimento a un documento di Frontex che sembra asseverare quel pull factor che evocavamo prima in modo scherzoso, su tutt'altro argomento, e dice invece un documento di Frontex, i barchini e i barconi partono se sanno che c'è in giro una nave ONG. Andiamo a vedere chi apre su altro tema, il Fatto Quotidiano. Allora, qui ci si riporta a quella giornata, credo fosse il 3-4 agosto, quando fu siglato l'accordo tra Letta e Calenda, che poi un paio di giorni dopo sarebbe stato sconfessato. Ricorderete che, preso dall'entusiasmo, Calenda baciò sulla guancia Letta. La foto è questa. Un Letta un po' imbarazzato e Calenda che, diciamo, si aggrappa a lui e lo sbaciucchia. Commissioni e Lazio, PD con Calenda e Renzi. E allora capite che qui i lettori del Fatto avranno motivo di indignarsi. Accordo col sesto polo, non terzo, sesto polo contro i 5 Stelle per Copasir e Vigilanza. Il Messaggero, pensioni, quota 41 per un anno, un'anticipazione su quelle che potrebbero essere le intenzioni del governo. Andiamo ai tre quotidiani, diciamo maggiori, che ci riportano alla questione immigrazione. Migranti sbarcano tutti, è il titolo del Corriere della Sera. E poi, da battaglia, i quotidiani, il gruppo GE di Repubblica, la UE piega il governo e la stampa, migranti, Meloni si arrende. E questa resa è festeggiata da Annalisa Cuzzocrea, una sceneggiata vergognosa, e un'intervista a Roberto Saviano. Io, le ONG e la destra feroce. C'è sempre io, quando c'è Saviano, non vi sbagliate mai sul pronome. Io e poi. C'era un film, credo, di Blasetti del 53 che si intitolava Io e gli altri. Ma Saviano ancora non era nato e sicuramente più non è nato nel 53, sarà nato almeno una ventina d'anni dopo. Va bene, cominciamo con le segnalazioni dalla verità. Allora, la giornata, diciamo, del doppio passo indietro, sia francese che italiano, ve la racconta, a mio avviso, molto bene Fabio Amendolara, così come Giorgio Gandola è l'unico, meritoriamente, a far presente come pure ieri Mattarella non abbia rinunciato, diciamo così, a non indossare per tutti i 90 minuti della partita la maglietta dell'arbitro, ma sia pure lui intervenuto sulla questione immigrazione. Maurizio Belpietro dedica il suo editoriale a criticare l'argomento principe dei pro sbarco, che dicono: ma le condizioni disumane di chi sta su quelle navi. E dice Belpietro: non c'è dubbio, però. E Belpietro parte da un fatto fisico, la sede della Verità, che è non lontana dalla stazione di Milano, e dice: ma ci occupiamo poi delle condizioni disumane di quelli che arrivano e restano qui. E Belpietro racconta un panorama di degrado, di rischi, di pericolosità, e si domanda: quei parlamentari del PD, da Provenzano a Nicita, che insieme all'onorevole Aboubakar Soumahoro dei Verdi si preoccupano per le condizioni dei migranti a bordo delle navi ONG, non hanno alcun cruccio per
per ciò che accade a Milano. Forse pensano che il freddo, la fame, la stanchezza si sentano solo a bordo di una nave. Posso assicurare che le temperature notturne nel capoluogo lombardo cominciano a essere rigide, eppure non vedo segretari del PD agitarsi per i rifugiati abbandonati sotto i portici. Così, tra l'altro, Belpietro che qui dice: poi che succede? L'inchiesta di Amadori e Tonchedec su le pensioni, diciamo, a Repubblica, per capirci, e l'intervista di Amadori stesso alla ex archivista dell'Espresso, che vi abbiamo preannunciato, si chiama Anna Piludu, e racconta come ora le vengano richiesti 256.000 euro a fronte, dice lei, di una procedura avviata seguendo le indicazioni dei sindacalisti della CGIL. Questa è la versione della signora. Giuseppe Liturri sugli effetti dell'inflazione. Che cosa succede per i conti pubblici? Diciamo, c'è un piccolo rigonfiamento della crescita nominale, e invece il problema è per i consumatori e in particolare per quelli di fascia più bassa. Francesco Borgonovo risponde all'intervista di ieri di Roberto Speranza su Repubblica, dicendo: ma come? Adesso si vuole preoccupare delle nostre vite dopo tutto quello che ha combinato? Claudio Antonelli traccia il profilo dello scomparso ieri Giuseppe Bono, ex AD di Fincantieri, mentre Camilla Conti ci spiega che vuol dire l'investimento a titolo personale di Patrizio Bertelli, Prada, in MPS, ha partecipato all'aumento di capitale. Queste alcune delle cose che trovate oggi sulla Verità. Ricominciamo dalla questione immigrazione. Vi abbiamo detto di Amendolara e del commento di Belpietro. E vi abbiamo anche detto come, diciamo, Libero abbia un andamento più da battaglia, è certificato dal pezzo di Pietro Senaldi, da questo sommario di prima, Vittoria, prima nave ONG dirottata verso un porto francese. Ecco, forse appare più equilibrata in questo la scelta che fa il giornale. Mettete insieme il pezzo di Biloslavo, pagina 3, e il commento di Minzolini. Biloslavo: sbarcano tutti col certificato medico. ONG, governo 3 a 1. A parte quelli diretti a Marsiglia, gli altri migranti a bordo delle tre navi dei talebani dell'accoglienza sbarcano tutti in Italia come sempre. La linea dura del Viminale è fallita quasi del tutto. La prima avvisaglia è stato lo sbarco farsa dei migranti della Rise Above, la nave della ONG tedesca, attraccata e già ripartita da Reggio Calabria per ripetere il copione. Poi è saltato fuori il grimaldello utilizzato da Medici Senza Frontiere, che ha chiesto un'ispezione a bordo della Geo Barents sui 211 migranti rimasti dopo lo sbarco dei fragili. La nave ormeggiata a Catania avrebbe già dovuto lasciare il porto su ordine governativo. I sanitari dell'azienda locale hanno riscontrato un rischio psicologico per lo spazio confinato a bordo. In serata tutti i migranti sono scesi a terra e si è usato lo stesso grimaldello per la Humanity One. L'ultima nave ONG a arrivare ieri in porto, la Rise Above, ha cantato vittoria per prima. Batteva bandiera tedesca, assediava l'Italia, ma è stata graziata. Dal Viminale fanno sapere che era troppo piccola, strapiena di migranti e con molti minori. Quando ha finito il carburante, dichiarando lo stato d'emergenza, è stata autorizzata a sbarcare gli 89 a bordo. Tutti provenivano da paesi non in guerra, come Tunisia ed Egitto, ed erano stati recuperati in acque di competenza maltese senza alcuna autorizzazione da Roma. La beffa è stata evidente grazie a un filmato di Rai News 24 sui migranti appena scesi a terra che salutano in perfetta forma gli amiconi dell'equipaggio. Non solo, molti dei presunti minori sono ragazzoni altri 2 metri, ben oltre la maggiore età. Come se non bastasse, Rise Above è tornata in mare per ripetere il copione. La seconda clamorosa vittoria a colpi di certificati medici è arrivata in serata a Catania con l'annunciato sbarco di tutti i 211 migranti rimasti a bordo della Geo Barents. Da ore avevano inscenato proteste, mostrando cartelli Help e Disembark. Il grimaldello dello stress psicologico ha funzionato per farli scendere a terra. Curioso che gente tosta sopravvissuta a violenze e detenzioni in Libia, come denunciano le stesse ONG, adesso riscontrino gravi problemi psicologici nonostante siano al sicuro e venga garantita l'assistenza necessaria. Ecco, combinate il pezzo di Amadori sul il pezzo di Amendolara sulla Verità, cedimento francese e italiano, e questo pezzo molto onesto di Biloslavo, e avete un quadro reale della situazione. Un'altra volta, diciamo, i metodi sono sempre gli stessi: una volta il certificato, una volta l'ispezione,
finisce come finisce, però combinatelo anche con l'editoriale di Minzolini che dice a qualcosa è servito. Sono sbarcati tutti a Catania, eppure porre la questione di principio sulle navi ONG che dovrebbero dirigersi verso i paesi di cui battono bandiera, a qualcosa è servito. Macron, dopo un colloquio con Meloni, ha aperto il porto di Marsiglia alla Ocean Viking. Frontex, l'agenzia europea delle guardie di frontiera, ha ammesso che la presenza delle navi ONG sulle coste della Libia favorisce l'immigrazione clandestina. Non sono una soluzione quindi, ma parte del problema. E senza la battaglia ingaggiata dal Viminale, probabilmente non ci sarebbe stata la presa di posizione di Papa Francesco. Così, Minzolini. Quindi combinate Amendolara, Verità e Biloslavo Giornale con il commento di Minzolini e avrete forse una fotografia non del tutto inattendibile, anzi, e aggiungete questo elemento di Frontex citato da Minzolini e che fa l'apertura del tempo, quindi con i barchini e i barconi che prima di partire vedono se c'è la nave ONG a tiro. Volete dei commenti invece duramente critici? Allora fanno per voi, in particolare i quotidiani del gruppo GEDI. Francesco Bei parla di realtà alternativa, siamo sulla prima di Repubblica. Nella neolingua della destra trampiana le bugie si chiamano fatti alternativi, un termine, alt-facts, coniato da Kellyanne Conway, consigliera dell'allora presidente USA. Ed è proprio un alt fact quello spacciato ieri dal governo italiano a proposito della conclusione della vicenda dei 1.000 naufraghi sequestrati sulle navi ONG. Nessuna vittoria, nessuna idea cambiata, nessuna linea della fermezza, ma soltanto il solito vecchio film. Migranti tenuti qualche giorno in mare, faccia feroce contro i più deboli e infine l'inevitabile conclusione sulla base delle leggi internazionali, delle leggi italiane e della Costituzione. Ovvero lo sbarco di tutti i salvati delle ONG, tutti compreso il carico residuale, secondo l'infelice definizione del ministro dell'Interno. Una parte, è vero, dirottati sulla Ocean Viking nel porto di Marsiglia, ma solo per gentile concessione di Macron, che in questo modo ha tolto ai nostri sovranisti alle vongole l'alibi vittimistico della cattiva Europa contro la povera Italia. Quindi, già, Bei riesce a presentare la cosa di Macron come una carineria e anche un modo per inchiodare, com'è, i sovranisti alle vongole, alle loro responsabilità. Così. Repubblica ancora più pesante, la stampa con Annalisa Cuzzo Crea che fa anche un podcast il giorno con la voce sempre sofferente, perché diciamo è sempre un misto di dolore e indignazione per quello che la destra sta facendo al paese e anche l'incipit di questo tipo, presentare come un atto di umanità quello che è solo un atto di riassegnazione al diritto, alla legge, alla giustizia, è l'ultima delle mistificazioni operate dal governo in queste ore di buio e di vergogna, così. E se non vi basta il buio e la vergogna, c'è la destra feroce descritta da Saviano, sentito da Andrea Malaguti, basta l'incipit anche qui dell'intervista, l'emergenza è il razzismo, non i migranti. E poi segue citazione di Shakespeare, che naturalmente per evidenti ragioni non può difendersi dalla citazione di Saviano, che poi attacca tutti, Meloni, Salvini, San Giuliano, le querele che non mi intimidiscono, insomma, Saviano che si esibisce. Va bene, diciamo. Alla comitiva, Saviano, Cuzzo Crea, Bei, eccetera, si unisce anche il direttore del Foglio Cerasa, armi di distrazione di massa, inutile, disumana, controproducente, tafaziana, autolesionista, l'immagine raccapricciante offerta in questi giorni dal governo Meloni sul terreno della gestione dei flussi migratori. È lo specchio perfetto di una condotta politica al centro della quale vi è non soltanto una indiscutibile tendenza a rassicurare gli spiriti xenofobi che soffiano nel nostro paese, ma anche una volontà esplicita da parte della maggioranza di centrodestra di mettere in campo una sofisticata strategia che banalmente potremmo sintetizzare così: armi di distrazione di massa, così. Cerasa. E che, diciamo, la linea totalmente muscolare del governo non abbia funzionato, è pacifico, lo racconta bene La Verità, lo racconta bene il giornale, quindi anche diciamo, quotidiani non ostili al governo. Questo è pacifico.
Ma che ci sia il tentativo di fascistizzare dall'altra parte, di mostrificare, di xenofobizzare anche la preoccupazione di chi dice: ma è possibile che tutti gli altri paesi europei facciano una politica dissuasiva? Grecia, governo di destra, Spagna, governo di sinistra, Francia, governo tecnoprogressista, solo l'Italia può non farlo. Che ci sia una preoccupazione legata ai numeri, ve l'abbiamo raccontato in questi giorni. Italia, solo tra agosto, settembre e ottobre sono sbarcate 44.600 persone. Di queste sapete quante sono state ricollocate in base ai meccanismi di ricollocazione volontaria in Francia e in Germania? In Francia 34, in Germania 78, totale 112. Possibile che i quotidiani, diciamo di sinistra, di questa preoccupazione non sembrino farsi minimamente interpreti? Noi pensiamo che anche un pezzo di elettori di sinistra, e quindi nella logica, diciamo, di questi editorialisti non sospettabili di xenofobia, delle tendenze, come direbbe Lacuzzo Crea, del buio e della cattiveria della destra, però anche tanti elettori di sinistra, questa preoccupazione a nostro avviso ce l'hanno, così dicono anche i sondaggi, però non la registra nessuno. Chissà se almeno qualcuno registrerà, ecco, visto che abbiamo criticato il foglio, facciamo anche un elogio, bel pezzo di Hermes Antonucci, di cui consigliamo la lettura al suo stesso direttore, che parla di come le toghe rosse dichiarino guerra al governo sul rave migranti. Voi ricordate tutta la vicenda ricordata oggi da Libero opportunamente? Delle chat epoca Palamara in cui i magistrati dicevano sì, Salvini c'ha ragione, ma dobbiamo colpirlo, eccetera. E la cosa sembra tornare d'attualità. Magistratura Democratica, la corrente di sinistra dei magistrati, ha dichiarato guerra al governo Meloni, scrive Antonucci sul Foglio. Il paravento è quello della difesa della Costituzione, più precisamente quello della resistenza costituzionale. La stessa espressione che le toghe rosse utilizzarono durante la stagione del berlusconismo. La dichiarazione di guerra di MD è arrivata dopo l'approvazione da parte del governo del decreto legge che, tra le altre cose, introduce un nuovo reato per combattere i rave party. Se questo è il biglietto da visita del nuovo esecutivo in materia penale, ci aspetta una lunga stagione di resistenza costituzionale, ha affermato MD in una nota. E poi si passa alla parte immigrazione. Poche ore dopo, ecco una seconda presa di posizione, stavolta di Area, il cartello che riunisce MD e Movimento per la Giustizia. Nel mirino, stavolta, la gestione degli sbarchi. Fateli sbarcare subito, il titolo del comunicato di Area, indirizzato al governo e soprattutto al ministro dell'Interno Piantedosi, eccetera, eccetera. E voi capite che se partiamo così con la magistratura, chissà, chissà, qualcuno applaudirà, sponda Saviano, eccetera. Qualcun altro più saggio avrà forse motivi per preoccuparsi, forse non solo a destra. Andiamo alla corsa verso le regionali, Lombardia e Lazio. Allora, chi è favorevole al fatto che il PD sostenga la candidatura della Moratti? Oggi le voci a favore sono queste: Luigi Zanda, autorevole esponente del PD, sentito da Adriano Logroscino sul Corriere della Sera. Letizia può vincere, è una grande occasione. Il partito la sostenga. Questa è la tesi di Zanda, che è convergente con il commento sul foglio di Giuliano Ferrara, che diceva: insomma, la destra gioca per vincere, la sinistra gioca per la virtù. Non si è capito ancora per cosa si facciano a fare le elezioni. La destra pensa che servano a vincere, non si fa troppi scrupoli e vince. A sinistra, invece, quella elettorale è una gara concorrenziale tra identità, insomma, un concorso di bellezza, se non di purezza. Così le elezioni si perdono a vantaggio degli avversari. E quindi anche Ferrara dice: oh, ci vuole quella soluzione là. Sulla Moratti c'è un efficacissimo e divertentissimo sarcasmo di Max Del Papa su Italia Oggi che dice: ma la Moratti si rivolge ai compagni del PD come se fosse la Murgia, ma diciamo, hanno curricula differenti. Però, insomma, la questione Moratti è naufragata a dispetto delle opinioni di Zanda e di Ferrara, e la novità di oggi è che è naufragata pure la candidatura alternativa. E più nell'alveo del PD, di cui l'interessato è già parlamentare, cioè Carlo Cottarelli.
che si fa intervistare da Repubblica, da Zita, da Azzi, e dice: non c'è unità, ritiro la mia candidatura, ma Moratti è inaccettabile. Oh, peraltro, fa sapere Cottarelli che al massimo si poteva fare un ticket, ma con lui di sopra e la Moratti, diciamo, al numero due del ticket. Spostandoci dalla Lombardia al Lazio, ma rimanendo nella medesima pagina 10 di Repubblica, c'è un pezzo cauto a doppia firma di Marina De Gantus Cube e Giuliano Foschini che mette ancora le cose, diciamo, socchiuse, ma non del tutto chiuse. L'intesa PD 5 Stelle frana sull'inceneritore, idem Astio da Cote, insomma, la porta si sta per chiudere, non è ancora chiusissima. Ma se invece si vede il fatto, è già sprangata, vista dall'altro lato. E il fatto fa tutto un conto. Per un verso, le commissioni di garanzia, dove, a partire dal Copasir, idem vogliono Guerini, ex ministro della difesa, e quindi non una candidatura del Movimento 5 Stelle. L'ultimo affronto sul Copasir, idem rivogliono Guerini. E capite bene che non è aria di alleanza se il fatto, e quindi 5 Stelle qualificano come affronto il solo fatto che venga candidato il ministro della difesa uscente. Ma questo è il titolo del pezzo di Luca De Carolis e Vandamara. Nella pagina accanto, quella di sinistra, la 2, ancora peggio perché si va a Lazio. I giallorose si dicono addio. Nel Lazio è rottura. Conte propone un programma con il no all'inceneritore di Roma. Idem virano su D'Amato, candidato di Azione e Italia Viva. Insomma, non è cosa, non è aria. Andiamo a vedere come la mette un quotidiano invece lontano da PD e 5 Stelle, cioè il giornale, che con Laura Cesaretti parla di Conte che chiude al campo largo del PD, ma arruola i rottamati. I 5 Stelle pensano a Fassina, Cento e De Petris, non come candidati a onor del vero, ma come candidati governatori, ma invece come personalità di sinistra che accrediterebbero l'idea che la vera sinistra è quella che sta con loro. Alla pagina 9 del giornale si fa notare positivamente anche perché c'è un pezzo di Boezzi che è l'unico a notare un'altra, diciamo, stravaganza di ieri. È Carlo Calenda che aveva, insieme a Renzi, aveva meritoriamente polemizzato contro tutto quello che non funzionava nel reddito di cittadinanza e che invece ieri si è fatto fotografare con dei navigator dicendo: ah, li ho giudicati ingiustamente, ho sbagliato, eccetera. Fantastica la risposta di Anna Rita Di Giorgio sui social, che peraltro ha simpatie per quella lista politica, ma aveva correttamente rinfacciato a Calenda alcune candidature pugliesi, invece, diciamo così, coinvolte nella gestione del reddito di cittadinanza in versione emiliano, diciamo, e dice la Di Giorgio: beh, chiedi a Cassà, che era il candidato già centrodestra, poi Alfagnano, poi Carfagnano e che, diciamo, cangurato, cioè portato nel marsupio dalla Carfagna, è stato candidato nella lista di Azione Italia Viva. Calenda folgorato dai navigator e il, virgolette, liberale sposa l'assistenzialismo. Bene fa il giornale a sottolineare. Siamo vicini alla conclusione, restano però un paio di cose da segnalare. Allora, visto che non siamo in grado, per ragioni di orario, ci vorranno ancora 3, 4, 5 ore per avere il quadro definitivo, di darvi la fotografia finale delle elezioni di midterm, vi abbiamo solo dato le nostre impressioni, diciamo, delle 5 di stamattina, quando abbiamo controllato lo stato dell'arte, vittoria repubblicana in Indiana e Kentucky, vittoria democratica in Pennsylvania, conferma del governatore democratico in California e del governatore repubblicano De Santis in Florida, la nostra previsione di Senato ai repubblicani 51 a 49, però insomma è tutto molto mosso. Ecco, su questo vi segnaliamo però Stefano Folli che guarda come Roma dovrebbe considerare, Roma intesa come Palazzo Chigi, come governo Meloni dovrebbe considerare i fatti americani e Folli dice a Meloni: stai attenta, sì, è naturale che tu sia filo repubblicana, ma devi dialogare e forse ti fa anche comodo
con la Casa Bianca così come adesso, non così come potrebbe essere o sarà eventualmente fra 2 anni. Non farti abbagliare dal fattore ritorno dei repubblicani, ritorno di Trump. Ancora per 2 anni devi misurarti con questa Casa Bianca, così tra l'altro il commento di Folli su Repubblica. Mentre su tutt'altro argomento, e questa è la segnalazione conclusiva, però vi raccomandiamo sempre la rubrica del professor Curini su Italia Oggi, che racconta a partire dalla Puglia gli effetti negativi del soggiorno obbligato e di quelle misure che hanno nei decenni passati spostato i mafiosi in altre regioni, poi anche al nord. Ma in qualche caso la regione, starei per dire, di primo approdo è stata la Puglia. E dice Curini, poi l'effetto, sia in termini di criminalità, sia in termini di ambiente, diciamo così, mostra che i semi della criminalità tendono a produrre frutti, frutti non positivi. Ve lo racconta bene Curini su Italia Oggi. Allora, noi questa sera alle 19 ci sentiamo con Stefano Graziosi, proprio per fare il quadro sulle elezioni di midterm, con chi sulla verità scrive e scrive benissimo, firma affidabilissima su tutte le questioni statunitensi. E poi ci risentiamo domani mattina alle 7. Vi anticipo invece che eccezionalmente succede, boh, 2 volte l'anno, ma la mattina di venerdì, causa trasferta, questa rassegna non potrà andare in onda. Me ne scuso, ma succede un paio di volte l'anno. Di solito ci siamo sempre, incluso Ferragosto, Natale, Pasqua. Finirà che vi leggeremo anche il bugiardino dei medicinali il giorno in cui i giornali non ci sono. Però venerdì mattina non ci saremo. Domani mattina sì, però.